questa seconda settimana di corso abbiamo affrontato i seguenti argomenti: la costruzione fianco a dente, la costruzione montato su forma, la costruzione fianco a fascetta e una costruzione mista. Costruzione fianco a dente è una costruzione che generalmente si fa su borse tipo cartelline o borse uomo. Qui abbiamo visto anche la costruzione di un divisorio interno della patta sulla medesima costruzione e di un manico sulla patta, quindi i tiraggi per la patta e il manico come deve essere fatto se bombato e l'applicazione del manico. La costruzione invece montata abbiamo visto che abbiamo bisogno dell'ausilio di una forma o di un legno. Sempre su questa borsa abbiamo visto due tipi di costruzione di manico, il manico tubolare e il manico piatto e la fodera fatta con il carrellampo. Una terza costruzione è una costruzione mista fatta da un fianco centrale montato più due fianchi, uno avanti e uno dietro, che sono cuciti rovesciati. Oltre a questo abbiamo visto l'applicazione di una tracolla sul fianco. Questa borsa l'abbiamo fatta con due patte addirittura, una patta piccola per il supporto anteriore e la patta grande di chiusura. E la stessa borsa la possiamo fare con un altro tipo di costruzione che è un po' più semplice e si chiama costruzione con fianco con fascetta. Che significa che dobbiamo mettere una fascettina di uno spessore di 1,5 cm circa attorno al fianco, che ci permette di mettere su la borsa normalmente senza il fusto in legno e la possiamo soprattutto cucire con una macchina a braccio piuttosto che con una macchina a colonna. Per l'ultima borsa abbiamo visto la costruzione di una fodera che è fatta in tre parti, praticamente come se fossero tre piccolissime borse all'interno di una borsa.